Allora, in questo tempo davvero io vedo tanti esempi belli anche nella rete, in internet. Chi è nella vita, che ne so, personal trainer, non può fare il suo lavoro, però mette a disposizione quello che ha e lo dona gratuitamente e permette ad altri che neanche conosce di fare un po' di movimento. Chi sa fare, chi è bravo nelle ricette, chi è bravo nella cucina, mette a disposizione i suoi talenti e lo fa gratuitamente. Quanti, tanti di noi in questo tempo in cui abbiamo tanto tempo a disposizione stanno imparando a fare tante cose che forse prima non avevano nemmeno scoperto, non sapevano nemmeno di poter fare. Ecco, questo è il miracolo della risurrezione, questo miracolo che oggi ci viene davvero da questo atteggiamento. Risurrezione non significa che Gesù ha vinto la morte, risurrezione significa che la vita di Cristo ora vive in noi e anche noi possiamo essere risurrezione per gli altri se soltanto entrassimo nella logica che ci viene dall'Eucarestia. Quel poco che ho lo condivido e condividendolo con l'altro diventa il molto, diventa qualcosa, ecco, che ci fa scoprire una vita che è di più. Ecco, abbiamo davvero tanto da ringraziare il Signore anche per questi giorni. E volevo concludere con questa espressione. Ecco, Gesù con la risurrezione non pretende di cambiare il mondo, ma il modo di guardare il mondo. E io credo che questo modo di guardare il mondo in questi giorni stia veramente cambiando.